Buongiorno, eccoci qui, siamo nel deposito della Romana Diesel e dietro, intorno a me, vedete i nuovi autobus Iveco 18 metri, sono gli autobus snodabili che tra qualche giorno inizieranno a circolare per strada. Assessore, lo diciamo subito, non raddoppiamo gli autobus se ve li presentiamo qui e poi ve li facciamo vedere in esercizio, sono sempre gli stessi. Oggi però è interessante perché questa è una fornitura a cui appunto abbiamo attivato qualche tempo fa e sono sostanzialmente pronti da immatricolare e targare. Sì, sono 20 bus che fondamentalmente vanno a sostituire quelli da 12 metri, quindi aumentiamo la capacità di trasporto in funzione anche di quello che è, come sapete, un fabbisogno in questo periodo e serviranno ovviamente anche nei periodi successivi a garantire il migliore esercizio possibile. Va precisato anche che rispetto al passato questi sono bus di proprietà, quindi comprati dai cittadini, di proprietà dell'azienda che comunque fa il servizio per conto di Roma Capitale, quindi una differenza sostanziale rispetto al passato perché i precedenti, appunto, come sapete, erano stati presi in leasing. Va anche detto che comunque questi hanno una tecnologia anche migliore rispetto ai precedenti, quindi che cosa sta succedendo? Che grazie a questa volontà da parte della nostra amministrazione di andare a con forza a sostituire la flotta, stiamo anche dando quell'impulso potente al territorio, quindi alle imprese, all'indotto che lavora, e quindi qui siamo in una delle situazioni più importanti e più radicate, no, a Roma, per fare in modo appunto che si possa tornare ad avere comunque anche dal punto di vista economico una ripresa sostanzialmente per tutte le attività. Non è soltanto trasporto, quindi è proprio una capacità di voler iniezione di liquidità in tutto il tessuto produttivo, in tutta la filiera, no? Sì, lo abbiamo dimostrato anche con gli altri bus, insomma, che abbiamo presentato, riattivando, no, anche altre aziende. Il sistema paese che erano sostanzialmente ferme, no? È un sistema industriale, veramente, ecco, un piano industriale che funziona ed è reale, è concreto. Questo è diciamo una delle attività che facciamo anche per rendere conto in maniera trasparente di come l'amministrazione spende i soldi dei cittadini. Quando noi diciamo che ATAC è vostra, vuol dire che effettivamente è vostra, è nostra, è di tutti noi che paghiamo le tasse. Si tratta solo di capire come gestiamo questi soldi. Quindi cosa ci abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo comprato autobus nuovi, in totale sono 900, che in parte hanno sostituito gli autobus vecchi, in parte si sono aggiunti, e soprattutto quello che è interessante notare è che ovviamente l'azione dell'amministrazione non si ferma qui, perché abbiamo già ottenuto un ulteriore finanziamento da parte del Ministero, cui si aggiungerà ulteriori fondi dell'ente, del Comune, in modo tale che anche nel triennio 2021-2023 si possa procedere con l'acquisto di nuovi mezzi. Insomma, l'obiettivo è quello di sostituire tutta la flotta e poi iniziare a fare delle sostituzioni periodiche programmate, come avviene nelle altre aziende, non ci stiamo inventando nulla. La sindaca, quando si candidò nel 2016, disse: Roma va riportata alla normalità. Ecco, questa è la normalità. Stiamo ripristinando la normalità. Con operazioni straordinarie. Con operazioni ultra straordinarie. Ultra straordinarie. Ma questo è interessante perché chiaramente, oltre a fornire nuovi autobus, siamo in diretta, sta passando un elicottero. E oltre a fornire nuovi autobus, chiaramente abbiamo assunto nuovi autisti, abbiamo assunto nuovi operai. Nel frattempo stiamo lavorando anche su altre direttrici, che sono quelle dei tram, per cui abbiamo già ottenuto i finanziamenti per alcune linee tram, ne abbiamo depositato l'istanza per ottenere i finanziamenti per altre 7 linee tram, abbiamo ottenuto i finanziamenti anche per comprare un primo stock di 50 tram e stiamo lavorando anche sulle linee metropolitane. Quindi in maniera, come dire, tentacolare, stiamo andando a lavorare su tutti i settori dell'azienda. Assolutamente, consideriamo che comunque queste attività sono state portate avanti anche rispetto a un assetto amministrativo che scontava, come sapete, no, il piano di rientro che fu deciso nel 2015. Fino al 2018 non abbiamo potuto assumere neanche nelle partecipate, quindi è proprio una situazione che sta cambiando e sta piano piano dando i segnali. Abbiamo appunto dei progetti che porteranno radicalmente una trasformazione di quello che è l'offerta della mobilità in questa città. Dobbiamo dire che ovviamente il nostro obiettivo è quello anche di fare in modo che l'azienda cominci a camminare da sola. L'acquisto degli ibridi stanno arrivando, a giugno saranno su strada i 100 ibridi, è un segnale importante, un'azienda che a fatica abbiamo tolto da quello che era il precipizio del fallimento e si sta risollevando con le proprie gambe, attenzione, senza fare debiti.
addirittura pagando i debiti che aveva fatto, perché il piano concordatario che abbiamo condiviso ed è stato omologato, cioè è stato approvato dal Tribunale fallimentare, prevede un piano per ripagare gradualmente tutti i creditori di ATAC, cosa corretta. Quindi noi stiamo pagando i debiti pregressi di ATAC, stiamo comprando vetture nuove, stiamo acquistando nuovi tram, stiamo ottenendo il finanziamento per la realizzazione di nuove linee tram per le metro, stiamo assumendo nuovi autisti e nuovi operai. Direi che tutto questo lo stiamo facendo grazie a un'amministrazione attenta dei soldi pubblici, perché i soldi di ATAC sono soldi pubblici, e quindi è giusto rendere il conto di come si spendono i nostri e i vostri soldi. Direi che con questo... Forse va solo aggiunto un dettaglio piccolissimo ma significativo. Questo è quello che abbiamo fatto con le nostre forze, con quello che potevamo fare rispetto alla nostra possibilità amministrativa. Ci sono degli ambiti su cui abbiamo dovuto richiedere ovviamente degli interventi. Uno di questi è il commissariamento ovviamente della Metro C. Ottenendo il commissario potremo finalmente gestire a livello amministrativo un impianto, una infrastruttura che negli ultimi anni, avete visto, ha scontato dei ritardi per tanti motivi, purtroppo anche finiti, no, nei vari tribunali. Questo ci permetterà, e stiamo lavorando, a breve lo annunceremo, non vi anticipiamo nulla, di presentare un nuovo assetto dei lavori che sarà anche, come dire, abbastanza rivoluzionario. E per avere, perché... diciamo, dei percorsi più rapidi, no? Perché poi i commissari hanno anche la possibilità di gestire in maniera semplificata e in maniera più rapida alcune procedure che diversamente risultano molto farraginose. Detto questo, mi sembra, ecco, che stiamo lavorando un po' a 360 gradi. Presto vi faremo anche vedere dove vanno in esercizio, lo possiamo già dire, vanno comunque nel deposito di Tor Sapienza, quindi serviranno prevalentemente il quadrante sud. Ah, un'informazione, il quadrante est, scusatemi, sud-est. E un'informazione importante: durante l'estate, il periodo estivo, alcuni di questi mezzi saranno trasferiti nel 10° municipio per rinforzare la linea mare. Quindi insomma stiamo pensando a tutto. Grazie.